Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia. Per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 3, capitolo 17, 2 dicembre del 1899. Trovandomi molto afflitta su certe cose che non è qui lecito il dirle, l'amabile Gesù, volendomi sollevare nella mia afflizione, è venuto in un aspetto tutto nuovo. Mi pareva vestito di colore celeste, tutto ornato di campanellini piccoli d'oro, che toccandosi tra loro risuonavano di un suono non mai udito. All'aspetto di Gesù e dal grazioso suono mi sono sentita incantare e sollevare nella mia afflizione, che come fumo si dipartiva da me. Io sarei rimasta lì in silenzio, tanto mi sentivo attonite e stupite le potenze dell'animo mio, se il benedetto Gesù non avesse rotto il mio silenzio col dirmi: figlia mia diletta, tutti questi campanellini sono tante voci che ti parlano del mio amore e che chiamano te ad amarmi. Ora lasciami vedere quanti campanelli tieni tu che mi parlano del tuo amore e che chiamano me ad amarti.
Ed io tutta piena di rossore gli ho detto: «De, signore, che dite? Io non ho niente, non ho altro che i soli difetti». Allora Gesù, compatendo la mia miseria, ha ripreso a dirmi: «Tu non hai niente, è vero. Ebbene, voglio ornarti io con i miei stessi campanelli, a ciò tu possa avere tante voci come chiamarmi e come mostrarmi il tuo amore». Così pareva che con una fascia ornata di questi campanelli ne mi cingesse la vita. Dopo ciò io sono rimasto in silenzio e lui ha soggiunto: «Oggi ho piacere di trattenermi con te. Dimmi qualche cosa». Ed io: «Voi sapete che tutto il mio contento è di stare insieme con voi, ed avendo voi ho tutto. Onde possedendo voi mi pare che non ho che altro desiderare né che dire». E Gesù: «Fammi sentire la tua voce, che ricrea il mio udito. Conversiamo un poco insieme. Io ti ho parlato tante volte della croce, oggi fammi sentire parlare te della croce». Io mi sentivo tutta confusa, non sapevo che dire, ma lui, mandandomi un raggio di luce intellettuale per contentarlo, ho cominciato a dire: «Diletto mio, chi vi può dire cos'è la croce e che fa la croce? Solo la vostra bocca può degnamente parlare della sublimità della croce, ma giacché lo volete che parli, io pure lo faccio. La croce sofferta da voi, Gesù Cristo, mi liberò dalla schiavitù del demonio e mi sposò alla divinità con nodo indissolubile. La croce è feconda e partorisce in me la grazia. La croce è luce e mi disinganna dal temporale e mi svela l'eterno. La croce è fuoco e tutto ciò che non è Dio mette in cenere fino a vuotarmi il cuore di un minimo filo d'erba che possa starci. La croce è moneta di inestimabile prezzo, e se io avrò, sposo santo, la fortuna di possederla, mi arricchirò di monete eterne fino a rendermi la più ricca del paradiso, perché la moneta che corre in cielo è la croce sofferta in terra. La croce poi fa conoscere me stessa, non solo, ma mi dà la conoscenza di Dio. La croce mi innesta tutte le virtù. La croce è nobile cattedra dell'increata sapienza che mi insegna le dottrine più alte, sottili e sublimi. Sicché la sola croce mi svelerà i misteri nascosti, le cose più recondite, la perfezione più perfetta, nascosta ai più dotti e sapienti del mondo. La croce è quale acqua benefica che mi purifica, non solo, ma mi somministra il nutrimento delle virtù, me le fa crescere ed allora mi lascia quando mi riconduce all'eterna vita. La croce è qual rugiada celeste che mi conserva e abbellisce il bel giglio della purità. La croce è l'alimento della speranza, la croce è la fiaccola della fede operante. La croce è qual legno solido che conserva e fa mantenere sempre acceso il fuoco della carità. La croce è qual legno asciutto che fa svanire e mettere in fuga tutti i fumi di superbia e di vanagloria e produce nell'anima l'umile viola dell'umiltà. La croce è l'arma più potente che offende i demoni e mi difende da tutti i loro artigli. Sicché l'anima che possiede la croce è di invidia e d'ammirazione agli stessi angeli e santi, di rabbia e sdegno ai demoni. La croce è il mio paradiso in terra, di modo che se il paradiso di là dei beati sono i godimenti, il paradiso di qua sono i patimenti. La croce è la catena d'oro purissimo che mi congiunge con voi, mio sommo bene, e forma l'unione più intima che darsi possa, fino a scomparire l'essere mio e mi tramuta in voi, mio oggetto amato, tanto da sentirmi perduta in voi e viva della stessa vita». Dopo che ebbi detto questo, non so se sono spropositi, l'amabile mio Gesù, nel sentirmi tutto, si compiaceva e, preso da entusiasmo d'amore, tutta mi baciava e mi ha detto: «Brava, brava la mia diletta, hai detto bene. L'amore mio è fuoco, ma come il fuoco terreno che dovunque penetra rende sterile e mette tutto in cenere. L'amore mio è fuoco, ma non come il fuoco terreno che dovunque penetra, rende sterile e mette tutto in cenere. Il mio fuoco è fecondo e solo sterilisce tutto ciò che non è virtù. Ed
ma per il resto dà vita a tutto e vi fa germogliare bei fiori, fa produrre i più squisiti frutti e lo rende il più delizioso giardino celeste. La croce è tanto potente e le ho comunicato tanta grazia da renderla più efficace degli stessi sacramenti. E questo perché nel ricevere il sacramento del mio corpo ci vogliono le disposizioni e il libero concorso dell'anima per ricevere le mie grazie, che molte volte possono mancare. Ma la croce ha la virtù di disporre l'anima alla grazia. Bene, molto bello questo capitolo che abbiamo lasciato alla lettura singola perché presenta due distinte fonti, diciamo così, per noi di meditazione. Primo, di nuovo il rapporto peculiare, sponsale d'amore tra Gesù e Luisa e quello che era oggetto del loro dialogo. E secondo, il tema della croce, qui abbiamo sentito Luisa realmente ispirata dallo Spirito Santo, altro che spropositi, tessere un florilegio magistrale della croce, tale che se si dovesse meditare adeguatamente, ecco, dovremmo prendere una frase al giorno e farci mezz'ora di meditazione, quindi questo excursus, questo exploit di Luisa potrebbe fornire veramente oggetto di meditazione per molto tempo. Evidentemente per forza di cose occorrerà fare una piccola selezione, magari volgendo o rivolgendo lo sguardo di nuovo su qualche punto, lasciando poi la nostra libera volontà, il nostro discernimento di riprendere alcune suggestioni e di assimilarle, ruminarle e farle nostre. Allora, qui di nuovo si vede il rapporto sponsale di amore tra Gesù e Luisa. È il tutto che si avvicina al nulla, questo è un mistero veramente immenso. Santa Caterina diceva che Dio è innamorato della sua creatura, pur essendo lui il tutto ed essendo la sua creatura assolutamente davanti a lui un nulla. Eppure, di questi nulla Gesù è veramente e profondamente innamorato. Gesù a piacere, dice a Luisa, pensiamo come possa sentirsi, insomma, di trattenersi con lei. Come non pensare, sentendo queste parole, ai primi capitoli del libro della Genesi, dove si dice che Dio volentieri, ecco, si intratteneva con Adamo, passeggiando con lui nel giardino dell'Eden, no? È il grande mistero dell'amore di Dio che nel regno della divina volontà diventa abbagliante, sfolgorante, entusiasmante per certi aspetti. Io personalmente mi sono accorto che prima di conoscere questi scritti conoscevo ben poco dell'amore di Dio, ma non sono un problema tanto di conoscenza, è un problema di percezione profonda, cioè di percepire Dio, tutto ciò che è, tutto ciò che fa e tutto ciò che fa in particolare con me, come carezza continua e ininterrotta del suo amore. Anche quando dovesse mandare qualche prova, tribolazione, tra virgolette, castigo, no? Quindi volta a finalizzare alla correzione, alla crescita. Ecco. Per cui, come diceva San Giovanni, che l'amore vince il timore, chi teme non è perfetto nell'amore. Ecco, ci sono varie forme, no? C'è la paura di Dio che alcuni hanno, veramente oggi un po' pochini, una volta c'era più questa cosa, oggi si tende a purtroppo
prevaricare dall'altra parte, insomma, no? Quindi si presume, insomma, di intessere con il Signore con rapporto superficialmente di amore non ben compreso e non ben decodificato, no? Quell'amore smielato, quella falsa dottrina della misericordia che riempiono l'inferno, no? Ecco, però noi, come sempre, non è che per evitare possibili inquinamenti del vero nel falso dobbiamo mettere di parlare del vero, perché comunque il mistero dell'amore di Gesù è un mistero infinito. E Luisa stessa dice: io non ho niente da darti. E Gesù dice: lo so, ci penso io ad attrezzarti per darmi qualcosa, no? Per cui questa è una scena veramente commovente da contemplare. Quindi la creatura che è nulla davanti al creatore, il creatore che vuole intrattenersi con lei, desidera essere da lei, come dire, intrattenuto e desidera sentire la sua voce, fammi sentire la tua voce, e non avendo la creatura in sé nulla da dire e da dare di adeguato al suo Dio, lui stesso supplisce per questo, no? Quindi sono misteri questi, a mio avviso, da contemplare. Tutti noi dobbiamo cercare di metterci un pochettino in questa situazione, no? Quindi davanti a Gesù dire: ma io ho una mia individualità singola, unica, irripetibile. E Gesù vuole me. E Gesù vuole me nonostante che io sia il nulla. E Gesù vuole me nonostante che, per avermi, dovrà darmi lui stesso qualcosa che possa rendermi gradito ai suoi occhi, perché da me stesso sono solo che il nulla e l'ultimo di tutti, no? Ecco, questo deve diventare nostra personale preghiera. In quell'atteggiamento anche che caratterizza un po' il contatto col mondo del divino volere, ecco. Lo si può chiamare, a mio avviso, l'atteggiamento dello stare a bocca aperta, cioè bocca aperta in continua meraviglia, ecco, per tutte quante queste cose che il Signore ha operato e che anche in questo caso lascia intendere che non si tratta di un'esperienza isolata o esclusiva, cioè queste cose l'ha vissuta Luisa e basta. Ecco. Ripeto, non tutti, anzi pochissimi, vivranno, se vivranno nello stesso modo straordinario, ma tutti devono viverlo nel sublime modo ordinario. Allora, quindi questo rapporto intimo di amore profondo, fondato non soltanto sull'accoglienza dell'amore di Gesù in quanto Salvatore, sulla nostra risposta di amore a Dio, no? Ma anche su quest'amore che sembra, come dire, quell'amore di amicizia, quell'amore sponsale umano che noi conosciamo e che, quelle rare volte che si intercetta tanto a lieta del nostro cuore, che Gesù stesso vuole vivere con noi. Questo è molto importante ed è da ricordare bene. Passiamo adesso alla lezione sulla croce. Una lezione veramente magistrale che ci ricorda come la croce di Gesù ci ha liberati dal demonio e come solo le anime sinceramente crocifisse non possono in nessun modo essere attaccate da lui. Ecco. Se non con qualche sciocca tentazione. Ecco, noi dobbiamo sempre tenere davanti agli occhi la croce di Gesù e la sua passione per comprendere le nostre, no? Comprendere perché il demonio non si può avvicinare ad un'anima che sta crocifissa, perché l'anima che sta crocifissa sta fusa col divino volere. Prende dal divino volere anche gli aspetti che tutti potremmo
preferirebbero evitare, no? Tutti noi vorremmo gioie, delizie e consolazioni, pochi sono disposti a seguire Gesù sulla via del Calvario. Questo è esperienza comune. Il demonio non può entrare in un'anima che ama la croce, perché la paura della sofferenza e della morte, ci ricorda l'autore della lettera agli ebrei, è proprio la leva con cui il demonio tiene tutti sotto scacco. L'uomo fondamentalmente nella vita terrena, l'uomo mondano, l'uomo comune, ha come legge cerca il piacere e fuggi il dolore. Che per certi aspetti, come dire, è qualcosa di connaturale, no? Ci ricorda anche, se uno lo vuole intendere non a livello troppo fenomenologico esistenziale, ma a livello profondo, cioè il fatto che noi fuggiamo il male, cerchiamo il bene anche nelle forme, come dire, adeguate alla nostra misera vita mortale, no? Che può essere il bene dei sensi, che è dato dai piaceri, e che è ovviamente un disordine da mortificare, però questa tensione, ecco, verso ciò che è percepito come bene, anche se bene non è, è una dimostrazione della nostra origine divina, no? Perché ciò che viene da Dio tende verso il bene. Ecco, però siccome c'è stata la decadenza della colpa, questo bene, molte volte, quello che noi intendiamo come bene, in realtà è male, e viceversa. Questa scuola la si fa ai piedi, e non solo ai piedi, ma anche sulla croce, dove si imparano tantissime cose. Riprendiamo alcuni passaggi, no? La croce è luce che mi disinganna del temporale e mi svela l'eterno. Gli amici di Dio sono amici della croce, ecco, oltre che per tanti buone motivazioni, perché la croce è la moneta che corre in cielo, e ogni croce sofferta e offerta con amore è moneta di cielo. Credo di aver detto tante volte in altri contesti che molti santi, quando sono apparsi a qualche anima eletta, hanno detto: se no, noi non vogliamo certamente tornare sulla terra, perché qui è un'altra roba, d'accordo? Qui è inimmaginabile per voi mortali. Però tornerei sulla terra per soffrire qualche altra croce in più. Unico motivo. È profonda sapienza quella che c'era da sopra queste parole, no? Poi un'altra dottrina molto comune tra i maestri di spirito: solo la croce mi svelerà i misteri più nascosti, le cose più recondite della perfezione più perfetta. E la perfezione nascosta ai più dotti e sapienti del mondo. Solo le anime profondamente provate e che hanno sofferto, che sono state profondamente purificate, hanno il cuore e la mente sgombri, aperti, purificati, dilatati, per conoscere, per avere quindi le attitudini ad essere destinatarie dei misteri più nascosti. La sapienza si acquisisce tanto quanto imparo a stare sulla croce. Ci sono molte persone che sono giustamente preoccupate perché si vedono un po' troppo superbe, dice: ma come faccio, padre, a diventare più umile, oltre alle cose comuni? Umiliati davanti a Dio e lasciati umiliare dalle creature. Queste sono le
Ci pensa nostro Signore a mandare qualche croce di quelle che ti mettono con la bocca nella polvere, di quelle che ti fanno sentire, non ti fanno sentire, ti fanno vedere il tuo nulla, il disastro totale che magari puoi aver fatto o combinato in certe situazioni, no? In modo tale che uno, tu vedi, constati veramente la tua miseria, a volte anche condita di tanta buona fede o ingenuità, e che però ha causato danni. Allora, quando noi facciamo un'esperienza profonda di legno asciutto, come lo chiama Gesù, quel legno asciutto che ci segue, se vogliamo, dovunque andiamo, per poterci sottoporre alle sue lavorazioni, questo legno asciutto, che può apparire in alcuni momenti della nostra esistenza, ha il compito di umiliarci e farci conoscere dal profondo il nostro nulla. Noi qui sentiamo, no? Cioè, Luisa ha detto: ma io sono nulla davanti a te. Cioè, noi ci aspetteremmo che Gesù gli risponda: ma no, ma non è che sei proprio nulla, sì, sei una povera peccatrice, insomma, però io ti amo, sono innamorato di te, quindi non sei nulla. No, no, Gesù non risponde così. Gesù asseconda: se tu non hai niente, è vero, ma ci penso io a ornarti con i miei campanelli. Questo deve anche farci molto riflettere, no? Perché la bontà infinita di Gesù non può non andare d'accordo con la verità che egli stesso ci aiuta a fare su noi stessi. L'anima che possiede la croce di invidia e di ammirazione agli angeli e santi, appunto l'abbiamo visto, perché i santi vorrebbero tornare sulla terra per averne un altro po', ed è di rabbia e di sdegno ai demoni. Voi sapete che i demoni fuggono a un segno di croce o alla vista del crocifisso. E ricordiamo sempre che è oltremodo santificante segnarsi con il segno della croce il più spesso possibile. Non avvenga che ci siano giornate senza segni di croce. Più si moltiplicano e meglio è. Ovviamente queste cose, che io sto sempre un pochino su, cioè devono essere rettamente comprese, devono essere rettamente interpretate. Rabbia e sdegno ai demoni. I demoni non possono fare nulla contro un'anima che è amica della croce, perché tengono gli uomini schiavi appunto con il terrore del dolore e l'amore ai piaceri. Quando l'uomo capisce che questa è una menzogna e che noi non dobbiamo tendere ai piaceri ma alla gioia e alla felicità, che sono cose diverse dal piacere sensibile che è così basso, e che per raggiungere la gioia e la felicità invece dei piaceri sensibili dobbiamo privarcene, e anzi dobbiamo anche imparare qualche volta a mortificarci un po', è chiaro che quale arma ha il demonio contro un'anima del genere? La rabbia e lo sdegno, quindi il minacciargli vendette, il fargli qualche guerra se Dio glielo permette, e basta. Il resto non ha più potere su quest'anima. Poi Gesù riprende e conclude facendo l'immagine, il paragone tra il fuoco terreno e il fuoco dell'amore suo, che ovviamente si manifesta attraverso la croce. Dice: l'amore, il fuoco terreno, dovunque penetra, rende sterile e mette tutto in cenere. Invece il fuoco divino no. Il fuoco divino rende sterile e mette in cenere cosa? Tutto ciò che non è virtù. Ecco, ma la sua azione sul resto è di potenziare, crescere, far germogliare tutti i potenziali di bene che la grazia stessa ha seminato nella nostra anima. E questi non escono fuori se non attraverso la croce. Infine, ecco,
sconvolgente, santamente sconvolgente, ovviamente direttamente da interpretare la frase di Gesù quando dice: le ho comunicato tanta grazia da renderla più efficace. Attenzione, degli stessi sacramenti. Attenzione, che Gesù dice: non più grande, non più eccelsa, ma più efficace, perché non esiste nulla di grande tanto quanto i sacramenti nella Chiesa. Ecco, ma sappiamo che il sacramento è valido, efficace, fruttuoso. I sacramenti debitamente celebrati sono tutti validi, bisogna vedere come le persone che ne sono destinatari si accostano ai sacramenti. E qui la confessione di la confessione, la comunione che noi facciamo è tanto efficace quanto bene preparata. Invece la croce che il Signore ci manda, spiega molto bene, dispone l'anima alla grazia. Quindi ha lo scopo di favorire quelle stesse disposizioni che l'anima deve avere per ricevere la grazia dei sacramenti. Sono molto profonde, molto, molto belle queste cose. Ecco, la difficoltà è appunto meditarle adeguatamente, offrendo appunto queste considerazioni, tantissime suggestioni, che è bene ora lasciare allo Spirito Santo, ecco, perché le approfondisca e le sviluppi ulteriormente nei cuori di coloro che amano Gesù, che ascolteranno questa meditazione e che vogliono essere istruiti con quella scienza tutta divina e celeste, che è appunto la scienza della Santa Croce. O Divina Maria, nessuno come te conosce bene la scienza della croce. Tu non avevi cattive disposizioni da purificare, ma certamente anche il tasso di amore tuo, che era già sempre stato a livelli per noi umani non concepibili, è certamente stato raffinato ulteriormente, cresciuto sotto l'impulso della croce, perché la croce è il banco di prova del nostro amore per Gesù, oltre che il pegno, la garanzia del suo amore per noi. Per cui ti preghiamo di tenerci sempre istruiti, di darci questi occhi soprannaturali per saper riconoscere la croce in tutte le sue sfaccettature, tutte quelle che la Divina Volontà ci mette dinanzi, e come dicevano i maestri di spirito, non lasciarsene sfuggire neanche una, nemmeno la puntura di una zanzara, che è, se ci facciamo attenzione, una piccola croce. Ed offrendola al Signore, produce frutti immensi di grazia e di santità nelle nostre anime. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.